Siamo qui in attesa dell'arrivo del secondo aereo che porta circa 85 cittadini afghani in Italia. Diciamo che, come sapete bene, il deteriorarsi della situazione in Afghanistan, in particolar modo a Kabul, ha portato il Ministro della Difesa a chiedere al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Vecciarelli, con urgenza l'evacuazione del personale dell'ambasciata italiana, quindi personale diplomatico, e di tutti i cittadini italiani. Contemporaneamente, quello che il comando operativo di Vertice Interforze ha attuato è un'accelerazione nell'operazione di trasferimento, e quindi adesso lo possiamo anche chiamare ponte aereo umanitario, dei cittadini afghani collaboratori dell'Italia, e mi sento di dire anche di tutti coloro che adesso sono in condizioni di necessità e ne hanno di bisogno. Oggi sono, come già anticipato, sono previsti l'arrivo di 85 afghani. Nei prossimi giorni comunque l'impegno comunque della difesa, di tutte le forze armate, è massimo per portare il maggior numero di cittadini afghani possibili in Italia. Quindi non solo collaboratori, anche persone che hanno bisogno. Collaboratori e persone che hanno di bisogno, sicuramente. Stiamo facendo di tutto, molto dipende dalle condizioni di sicurezza che vi sono nell'aeroporto, ma posso assicurare che l'impegno è massimo. La difesa italiana sta mettendo in campo tutte le migliori risorse che ha per eseguire in fretta ed in sicurezza questa operazione. Il numero man mano va incrementando perché è stato identificato che le popolazioni che si trovano in stato di bisogno sono sempre di più, come si vede d'altro canto dalle TV del mondo.